can che abbaia non morde. Ma io non la penso così. Hai mai sentito questo detto? Ma sì, lo conoscono tutti, ma poi non trova riscontro nella realtà. Perché tutte le persone che si trovano davanti un cane che abbaia non sono proprio tranquilli, non pensano certo al detto. In questo video ti voglio parlare del perché i cani abbaiano quando sono al guinzaglio e alla fine ti darò anche due consigli per capire come comportarti. Ma intanto molto dipende anche dalla taglia del cane. Certo, vedere un Rottweiler che ci abbaia contro non è come vedere un barboncino. E questo purtroppo peggiora la situazione dei cani piccoli, che patiscono di più la convinzione di molti che interagire con tutti i cani che si incontrano sia normale. Ma perché? Ma tu interagisci con ogni persona che incontri? Ma di questo ne parliamo più avanti. La questione comunque per il cane è sempre uguale. Avverto un pericolo. Oggi quindi parliamo del perché il cane assume questo comportamento e come intervenire, e voglio farlo raccontandoti la storia di Bimba e il suo problema con l'abbaio. Bimba, ok. Quanti anni ha? Lei ha 3 anni. L'avete trovata o...? No, è dal canile, l'abbiamo presa dal canile. Se le chiedessi qual è il principale problema che ha e che vorrebbe risolvere subito? Con lei? Il primissimo. Il fatto che abbaia. Vale anche per lei. Il fatto che abbaia. Abbaia, come abbiamo visto adesso. Sì. Non fa niente, ma abbaia. Bimba è un cane di piccola taglia, di 3 anni, che ho incontrato recentemente all'aeroporto di Bari qualche settimana fa per delle consulenze dal vivo. Mentre attendevo che mi venissero a prendere, ho intervistato i proprietari di Bimba, facendogli la domanda che pongo sempre quando vedo un cliente o un possessore di cane per la prima volta. Qual è il primo problema che vorresti risolvere con il tuo cane? Ognuno di noi ne ha uno, più o meno grave. E il tuo qual è? Puoi dirmelo nei commenti. Rarissime volte la gente mi risponde nessuno. Posso farti una domanda per il mio canale YouTube? Qual è il primo problema che vorresti risolvere? No, è tutto a posto, è bravissima. Qual è il primo problema che vorrebbe risolvere con Leone? Con Leone? Io non ne ho problemi con Non Leone. Ne ha problemi? No. Complimenti. Ma e poi indagando scopro sempre qualcosa. Un fastidio, qualcosa che vorremmo migliorare nel rapporto con il nostro cane. E ciò che affligge Bimba e il suo branco è l'abbaio, proprio come ha fatto quando mi sono avvicinato a loro. D'altronde, come darle torto? Mi sono avvicinato a sorpresa e per quanto io assuma sempre una corretta postura per inviare al cane il messaggio «non voglio essere un pericolo per te», invece potrei proprio esserlo. Aiuta molto, sì, ma non bastano il mio non avere un contatto visivo col cane, non toccarlo, non chinarmi su di lui e non parlargli. Non appartengo al suo branco e questo basta per insospettirsi. Ma anche noi siamo così, no? Non ti dico la prima espressione che fa la gente quando mi vede avvicinarmi per intervistarli sulle difficoltà con il proprio cane. Il primo atteggiamento è sempre quello di una postura chiusa, assumono un approccio di chiusura, si scansano e addirittura vedo che contraggono i muscoli per proteggersi da me. Ho dovuto inventarmi di tutto per far capire anche a loro che non ero un pericolo e che mi interessava soltanto conoscere la storia del loro cane. Poi quando capiscono questo si rilassano e anzi desiderano parlarne più di ogni altra cosa. Lo stesso ha fatto Bimba, che appena mi ha visto ha iniziato ad abbaiare, poi però si è calmata. Attento, non si tratta solo di un problema di Bimba. Sembra che in questo periodo, più che mai, il problema del cane che abbaia al guinzaglio riguardi chiunque ne possieda uno. O meglio, chiunque, a parte chi non ce l'ha. Forse sì, forse questa frase sembra non avere molto senso, ma per me invece ce l'ha. Ma in che senso? Vabbè, durante i miei giri alla ricerca di persone con cani, consulenze, dog tracking e interviste in giro per l'Italia, mi sta capitando quasi sempre di ritrovare lo stesso problema di Bimba anche negli altri cani che incontro. Guarda l'ultimo dog tracking che ho fatto in Puglia. Tocca il cane, non tirare il guinzaglio, tocca il cane, vai, toccalo, toccalo ancora, mettiti giù. E per non parlare delle ultime consulenze dal vivo che ho fatto a Bari, 8 cani su 10 avevano questo problema. Dai un'occhiata. Cani che piangono, abbaiano, perché sono a distanza. Oggi sembra lo stesso tema per tutti. E stai fermo. Vai indietro. Passato. Blanco, vai via. Vai dietro, richiama il cane, non tira. Non le dire. Non le dire. Alla prima mi sono detto ok, lavoriamo su questo. Alla seconda esattamente la stessa cosa e così via fino al giorno successivo. Ma cosa sta succedendo? Sembra che tutti i cani si fossero messi d'accordo per un coro comune. Ma cosa vogliono dirci?
Credo che approfondirò questa riflessione in una prossima newsletter, anzi se non sei ancora iscritto puoi farlo al link che ti lascio in descrizione, ci sarà subito una guida in omaggio per te. Ma sta di fatto che intanto la povera bimba abbaiava. Ma cosa voleva dirmi? Il suo proprietario ha dato una interpretazione a questo comportamento. Sentiamo cosa ha detto. E si è mai chiesto perché abbaia? Sì, sono un male di spiegazioni. Secondo lei? È il suo modo di comunicare. E sì. Secondo lei cosa sta comunicando? Sta comunicando che chiede attenzione. Beh, non ha tanto torto. Bimba sta comunicando. Ma cosa esattamente? Il signore che ho intervistato ha detto che richiede attenzione. Io non credo invece che si tratti proprio di questo. E sai perché? Perché Bimba non guardava lui, ma altrove. Ricorda, se il cane ci guarda mentre ci abbaia, sta richiedendo la nostra attenzione. Se invece guarda altrove, sta inviando un allarme. Ehi, siamo in pericolo. E spesso lo sguardo è rivolto proprio in direzione di ciò che preoccupa il cane. In questo caso io, per Bimba. Ma il cane morde se abbaia? Mi sentirei di dire dipende. Il detto preso così com'è non dice nulla. Ciò che succederà dopo l'abbaio dipende da quanto il cane sarà sottoposto a ciò che lo preoccupa. Che tipo di intensità ha lo stimolo? E per quanto dura? Se io avessi avuto un altro atteggiamento, diverso da quello che ho avuto invece nei confronti di Bimba, quindi se l'avessi guardata dritto negli occhi, chinandomi su di lei e toccandola, magari pure in maniera scorretta, allora la preoccupazione di Bimba sarebbe aumentata e forse mi avrebbe anche morso. D'altronde, per via del guinzaglio, non poteva neppure scappare di fronte al pericolo, come qualsiasi essere vivente farebbe in una condizione simile. Quindi attacco per difendermi. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, le persone che si avvicinano ad un cane, specie se piccolo, non riescono a frenare l'istinto di toccarlo o di parlargli guardandolo negli occhi. Quindi l'ansia del cane e la sua percezione di trovarsi davanti a un pericolo cresce enormemente e può reagire. Certo, con un Rottweiler non lo fai. A questo punto è importantissimo l'intervento del proprietario. Cosa non fare? 1. Toccare il cane. Toccare equivale ad accarezzare, che a sua volta equivale a dare un premio in cibo, rinforzando quindi il comportamento che invece vogliamo estinguere. 2. Urlare al cane per rimproverarlo. Ma devi aiutarlo, è lui ad avere un problema. 3. Rimanere lì dove il cane abbaia. Cosa fare invece in questi casi? Si lavora sempre su due piani. Uno superficiale, per tirarti fuori dai guai, e uno più profondo, proprio per eliminare la causa del problema. Non ti servirà a nulla lavorare soltanto con piccoli trucchetti se non elimini la causa di ogni problema. 1. Per tirarti fuori dalla difficile condizione del cane che abbaia all'impazzata in un luogo pubblico, vai via richiamandolo verso di te. 2. Lavora sulla causa di questo e di tanti altri problemi che puoi avere con il tuo cane. Consolida la tua leadership. Lavora a casa, proprio dove nascono tutti i problemi con il cane e dove anche si risolvono. Attua delle piccole azioni quotidiane e diventa per lui una figura di riferimento che potrà garantire la sua sicurezza in ogni condizione di disagio o pericolo. Un po' come un genitore per un bambino piccolo. Vedrai che abbaierà di meno, eppure se dovesse farlo, perché è normale che il cane possa chiedersi se qualcosa può essere un pericolo per lui, ti ascolterà più facilmente quando lo richiamerai per allontanarti. Se il proprietario si attiva per mettere il cane in sicurezza, allontanandosi da ciò che per lui è un pericolo, non solo lo calma, ma mette in sicurezza tutti da una possibile reazione eccessiva del cane. E aumenta la sua leadership. Per questo video è tutto. Spero di averti aiutato raccontandoti la storia di Bimba. E se anche tu vorrai raccontarmi la storia del tuo cane e dei problemi che hai con lui, puoi farlo nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di mettere un mi piace e di attivare la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi che usciranno. Mi aiuterai tantissimo a far crescere questo canale. Ciao!